con noi il dottor Michele Granata. Siamo qui per parlare di Frattamaggiore. Michele Granata, già presidente del Consiglio Comunale di Frattamaggiore, candidato a sindaco proprio contro l'attuale sindaco Marco Antonio Del Prete. Che succede a Frattamaggiore? Una politica molto lenta che cerca gli equilibri, ne abbiamo dato notizia anche noi. Il sindaco alcune settimane fa aveva ritirato le deleghe ad assessori e al presidente, del Consiglio, aveva nelle sue mani le dimissioni per rilanciare un'amministrazione. In realtà che cosa sta accadendo? Sentivo anche io l'esigenza di questa chiacchierata pubblica. Credo che la politica frattese versi non in uno stato comatoso, che forse è un termine esagerato, ma sicuramente in uno stato paludoso. Siamo immersi un po' tutti in una situazione in cui altro che il rilancio dell'attività amministrativa. Le attività languono, la crisi è quotidiana, anche l'ultima soluzione data da una crisi posticcia, che di crisi posticcia si tratta. Io ho imparato in questi anni che siamo dinanzi a crisi politico-istituzionali vere, quando ci sono regolari dimissioni a protocollo. E in questa crisi l'unico assessore che si è dimesso è stato l'assessore Capasso, anche lui poi reintegrato. È l'ennesima pezza che viene messa ad un'amministrazione che credo abbia esaurito la sua spinta propulsiva nell'istante in cui si è deciso di dare vita alle giunte cosiddette politiche. Nel caso di Frattamaggiore le giunte politiche sono espressione degli umori quotidiani dei singoli consiglieri comunali. Tutti quelli che non si sentono rappresentati in giunta cominciano a parlare di crisi la mattina successiva e siamo esattamente a questa situazione. Il sindaco ha messo l'ennesima pezza a questo vestito mai bucherellato. Credo che avremo da qui a poco anche un'ulteriore crisi formale. Io do anche a questa giunta, questa cosiddetta giunta politica nuova, appena rinnovata, altri 3 mesi di vita, non più di 3 mesi di vita. Il meglio di questa amministrazione è stato dato il primo anno, quando nei singoli settori c'erano assessori tecnici, i quali, non essendo di Frattamaggiore, Non ricevevano non pressioni erano politiche. facilmente condizionabili, non erano legati a questo o quel consigliere comunale, hanno potuto esprimere il meglio della loro professionalità all'interno della giunta. Il sindaco purtroppo, ahimè, adesso è caduto nella classica trappola del condizionamento del singolo consigliere comunale. Pur di racimolare, di raccattare il voto per le poche sedute di consiglio comunale, di qui a poco parleremo di bilancio, non si sa ancora il bilancio, chi lo sta approntando, chi lo sta preparando, tutto questo lavorio, questo mettere insieme qualche tessera del mosaico serve soltanto a garantirsi i voti in consiglio comunale per il bilancio e dare a questa consigliatura un altro anno di vita. Siamo quindi sotto gli standard minimi dell'ordinaria amministrazione. Il sindaco ce la mette tutta, è giovane, è una persona con la quale ho un rapporto di grande lealtà, sono tra quelli che ha accettato il risultato elettorale sin dall'indomani, mi sono defilato rispetto al ballottaggio, ho rispettato la volontà popolare, ma adesso bisogna cominciare a fare sul serio. Ci vuole un colpo d'ali vero, non si può più vivacchiare, non si può più cambicchiare, vivere alla giornata. Frattamaggiore è una città importantissima, può aspirare al ruolo di comune capofila a Nord di Napoli. C'è bisogno di un sindaco che faccia il sindaco a tempo pieno, che lo faccia seriamente, che in qualche modo governi meglio la sua maggioranza, che si liberi degli impacci, dei condizionamenti e dei ricatti e dia vita ad una giunta degna di questo nome, un esecutivo, un governo cittadino che metta insieme, se deve essere composto da frattesi, come è possibile che possa essere composto, metta insieme il meglio delle professionalità ed esca finalmente fuori dai ricatti e dai condizionamenti dei consiglieri comunali, altrimenti questo colpo d'ala non ci sarà mai e si starà sempre sotto gli standard minimi dell'ordinaria amministrazione, che poi significa alla fine avere un'attività amministrativa lentissima, mettere tutto nelle mani dei dirigenti di settore, avere aggiudicazioni di appalti con tempi che oserei dire addirittura biblici. Poi dopo voglio parlare proprio degli appalti e delle aggiudicazioni, perché qualche problemino negli ultimi mesi è nato su più di qualche appalto e quindi volevo fare qualche approfondimento. Lei, insomma, segue molto la vita amministrativa del suo comune, Sicuramente quindi. potremmo portare più di qualche esempio. La vicenda della refezione scolastica, ad esempio, su cui in qualche modo si sono urtate le sensibilità delle mamme, dei papà, del personale docente e non docente, dei dirigenti scolastici. Siamo arrivati alla vigilia di Natale per poter partire con un minimo di servizio. Ci siamo ritrovati all'indomani della pausa natalizia, grazie ad un ottimo fiduciario, una procedura veloce,
sulla quale abbiamo incaricato il dirigente del primo settore ad avere adesso una ditta di Acerra che candidamente ammette di non aver mai svolto questo servizio. Nel frattempo, in un guazzabuglio amministrativo di ricorsi e controricorsi al TAR, il dirigente di settore si ritrova a verificare quale di queste sei ditte che hanno partecipato all'appalto del canale è in grado di poter svolgere questo servizio. E pare che si arriverà alla sesta ditta, forse tra qualche tempo, all'IP, che è l'unico che pare che abbia questi requisiti, e forse partirà questo benedetto appalto triennale per dare un po' di sicurezza, un po' di condizioni di serenità a mamme, papà, bambini. Cosa che non era mai successa, però proprio nell'ambito della riflessione. Cosa che memorabile non era mai accaduto, ma sì, per la verità anche qui lo faccio senza piaggeria, una lancia andrebbe spezzata in favore del sindaco, il quale non può essere sempre l'unico responsabile di tutto quello che non accade, tutto quello che di negativo accade sulla casa. No, ma noi non diamo la responsabilità al sindaco. E accade in città, occorre dare una sterzata all'attività dei dirigenti di settore. Oggi non tutti i cittadini sanno, che non tutti sono obbligati a conoscere le norme sino in fondo. L'attività gestionale ormai è da anni, da decenni, non la fanno più i politici, i consiglieri comunali, i quali si limitano a compiti di indirizzo, controllo e programmazione. La gestione dei dirigenti, io dico anche i dirigenti, quando sbagliano devono pagare. Esiste un organismo indipendente di valutazione, esiste una commissione di disciplina, c'è un premio produttività che non andrebbe data alla fine dell'annualità, in cui un dirigente commette una serie di errori, sicuramente in buona fede, ma comunque errori nella pubblica amministrazione, poi pesano sulla realtà cittadina e pesano sui cittadini, pesano sull'utenza. E in questa vicenda non ha brillato certamente per grande professionalità il dirigente del primo settore. Tornando invece, già abbiamo parlato di questa vicenda, no? In passato, quando c'è stato l'annullamento, lo slittamento della data di quella gara sugli immobili comunali, l'assegnazione degli immobili comunali, ne parlammo insieme, abbiamo fatto una lunga intervista. Oggi noi abbiamo trovato ancora dei problemi su questo appalto. Che cosa succede? A proposito dei tempi biblici, parlavamo di questo argomento in estate. Sì. Siamo tornati dalle vacanze, sono arrivate le feste di Natale, siamo alla vigilia di Carnevale addirittura, e da questo punto di vista parliamo di una carnevalata amministrativa, cioè nel senso noi abbiamo ancora come ditta appaltatrice del servizio di sorveglianza degli immobili comunali una ditta che tra proroghe e mini proroghe è ancora in servizio da oltre 18 mesi, tra malattie di singoli componenti della commissione, assenze più o meno giustificate di presidenti di commissione, tra rinvii e lungaggini varie dovute a questo o a quell'applicazione della norma, a questo o a quell'applicazione di qualche articolo, di qualche regolamento riferito ai contratti e agli appalti, morale della favola, anche avendo bandito una gara l'estate scorsa ad agosto, in pieno Ferragosto, poi rettificata alla ripresa delle attività amministrative tra fine agosto e inizio settembre, siamo ad oggi, 13 di febbraio, nonostante c'è un'aggiudicazione provvisoria in favore di una ditta diversa da quella che attualmente è in proroga, ad oltre due mesi, a 60 giorni dall'aggiudicazione provvisoria di questo appalto, non si dà ancora il via libera alla ditta che legittimamente, realizzando tra l'altro un risparmio a favore dell'ente, non riesce ancora a garantire questo tipo di servizi. Non si capisce quindi. Noi abbiamo visto qualche documento e abbiamo visto un risparmio di circa il 14% rispetto al vecchio appalto. Ci sarebbe un 14% di risparmio rispetto al vecchio appalto, che il vecchio appalto, tra le altre cose, anche durante le proroghe, c'è stato sempre un ribasso che definire anomalo è poco, sempre un ribasso intorno all'1%, sì, rispetto all'importo posto a base d'asta. Già questo deve stare qualche attenzione particolare nel corso di questi mesi e di questi anni che non c'è stato. Evidentemente si tratta di una ditta che ha goduto, voglio dire, di la parola protezione, complicità forse molto forte, ma ha goduto comunque di un approccio da parte degli uffici comunali molto leggero, molto leggero. È grave che ad oggi non si arriva all'aggiudicazione. Abbiamo una centrale unica committenza, abbiamo un dirigente di settore, qua parliamo del terzo settore, che ha contratto di diritto privato, una persona fino a prova del contrario, specchiata, trasparente, non riesco a comprendere. Però dico, perché ha lavorato 17 mesi con 17-18 mesi di proroga con un'azienda? Perché oggi, nonostante un risparmio di quasi il 15% dell'appalto da inizio dicembre, insomma da verso il 12 dicembre, non chiude questo appalto? È una domanda retorica, cioè nel senso che presuppone una risposta scontata. Ma poi ci sono delle responsabilità personali anche dei dirigenti, no? Anche davanti alla Corte dei Conti. A proposito di competenze, quando dicevo che i politici non hanno grandi responsabilità, se non quella appunto politica, che qui mi aspetto che il sindaco dia un colpo di acceleratore a questa vicenda, induca il dirigente di settore a chiudere questa vicenda, anche per dare una risposta forte alla città e all'opinione pubblica.
perché tra i chiacchiericci vari c'è dietro questo o quel consigliere comunale, si rientra nella sindrome del ricatto e del condizionamento. Credo che il sindaco, da persona libera qual è, darà nelle prossime ore, sono certo, un segnale al dirigente di settore, un segnale politico forte, autorevole, per chiudere questa vicenda che sta diventando giorno in giorno sempre più delicata, oggetto di attenzione della Procura della Repubblica, dei Carabinieri, della stessa ANAC con il dottore Cantone. È un'assoluta anomalia tutta frattese, non si giustifica più che in carica c'è ancora un appaltatore da oltre 18 mesi, cioè un anno e mezzo, con le proroghe che sono vietate dalla norma, una ed una sola proroga si può fare, tra 4 e 2 mesi, ripeto, tra assenza del Presidente, tra assenza dei componenti, diciamo che è passato un anno e mezzo e non ci sono alibi più per nessuno. Iniziano ad emergere le responsabilità dei dirigenti, anche qui degli uffici, ma c'è una responsabilità grande come una casa anche della politica. La politica quando tace, quando rimane in silenzio, poi diventa oggettivamente complice. E credo al partito dei complici non voglio assolutamente iscrivermi. Bisogna fare chiarezza, rendere gli appalti il più possibile trasparenti, dimostrare che a Frattamaggiore si può fare attività amministrativa senza condizionamenti, fare in modo che le gare vengano vinte con la massima regolarità e con la massima trasparenza e soprattutto ci sia un risparmio per l'ente. La sorveglianza degli immobili è una cosa maledettamente seria. Parliamo di edifici scolastici, di casa comunale, parliamo di custodia di opere d'arte di un valore inestimabile, di massima ostensione, di solimene. C'è bisogno di una ditta nella pienezza dei poteri, nella pienezza delle funzioni e che soprattutto sia una ditta vincitrice di un appalto pulito, limpido, libero. Per dimostrare questo bisogna fare in fretta, farlo nelle prossime ore. Ulteriori lungaggini, ulteriori ritardi non sarebbero più compresi, sarebbe veramente oggetto poi di attenzione seria da parte della giustizia, da parte della magistratura ordinaria. Credo questo è un lusso che Fratta non può consentirsi. In chiusura, cosa vuole aggiungere? Desidero aggiungere che, ed è un appello che mi sento di fare sulla fattispecie concreta, sul caso singolo al dirigente di settore, del terzo settore, all'ingegnere Raino, persona che stimo, che si è fatta apprezzare in quest'anno e mezzo a Frattamaggiore, credo che rappresenti sul serio l'imparzialità della pubblica amministrazione, nonostante legata al sindaco, a un rapporto fiduciario, da un contratto di diritto privato, credo che in qualche modo possa rappresentare nel suo lavoro tutte le forze presenti in Consiglio Comunale. Per meritare questa stima ulteriormente deve mettere la parola fine ad una vicenda amministrativa ormai intollerabile e insopportabile. Sugli aspetti carattere politico, ripeto quello che ho detto all'inizio di questa chiacchierata, un appello al sindaco ad essere più presente, più autorevole, più forte e anagraficamente giovane e anche politicamente giovane, ha tutti i requisiti per poter svolgere l'attività di sindaco nel migliore dei modi possibili, perché pochi sindaci hanno goduto del consenso dell'intero Consiglio Comunale sui fatti, sugli atti. Credo che questa occasione storica vada colta a volo e credo che il sindaco non se la lascerà scappare. Va bene, grazie. Grazie a voi.